cura per il mal di trasferta di questa squadra? Molta forza e molto incoraggiamento dal pubblico, credo che sia la medicina migliore. Fare più gol. È una questione di gol, non è una questione mentale. No, cercare di giocare più offensivi. Secondo lei? Dobbiamo vincere, giochiamo per vincere. La squadra ce l'ha, è che ha la mentalità non vincente fuori casa, e questo è il discorso. Se loro si impegnassero come se fosse dentro casa, loro potrebbero fare risultati benissimo anche fuori casa. Lo torna questo? Grazie. Quello che vorrei sapere io da tanto tempo, ma io penso che la mentalità, e anche perché ogni volta che vanno fuori casa come prendono, giocano bene il primo tempo, poi come prendono il primo gol si rilasciano, e questo è un punto debole della squadra. Cosa psicologica, secondo me, non cambia. Ma qual è la cura? Quale potrebbe essere? Non lo so. La buona volontà, l'impegno profondo, non tanto per bisogna impegnarsi al massimo, e guarda che i punti li portiamo a Catania. Per il mal di trasferta? Mamma mia, non lo so, un bel cannolo. Squadra avversaria. Questi quindi i consigli dei tifosi del Catania per superare quello che è proprio un mal di trasferta. Qui in farmacia stiamo ancora cercando. Dottore, ha trovato qualcosa? La trasfertina. Abbiamo qualcosa per lei, per il Catania. E speriamo che vada bene. Vediamo se il dottore trova un rimedio. Come le sembra questo? Dottore, cos'è questo? Non lo so, lei non ne ha mai viste di queste cose. Quindi ci vuole un po' di fortuna. Punto. Auguri al Catania e forza Catania sempre. Per vincere il mal di trasferta quindi ci vorrà semplicemente un po' di fortuna. Dalla farmacia è tutto, a te la linea, Umberto.